Per noi fine dolore non esiste, mai, fine dolore mai per noi familiari. E loro ci deve essere la fine pena, sì, queste sono cose che fanno male. Colpire gli Uffizi alla mafia era colpire proprio al cuore dell'identità italiana, ma anche umana, perché qui abbiamo i capolavori dell'umanità intera. Tutto questo ci scatenò in noi una rabbia, veramente una rabbia terribile, per cui tutto il personale degli Uffizi, senza distinzioni di gradi o di funzioni, si mosse come un solo uomo per arrivare prima possibile a dimostrare che lo Stato italiano non poteva venire sconfitto da degli esseri malvagi che operavano nell'ombra dell'ignoranza e della cattiveria. La Nadia aveva, quando è morta, quasi 9 anni, 8 anni e mezzo, e la bambina Caterina, che aveva 50 giorni, era nata il 6 aprile e è morta il 27 di maggio. Si passò da una grande gioia ad un battesimo di una bambina che aveva nemmeno 50 giorni, alla solita chiesa a Firenze, poi ci si è fatti il funerale il sabato dopo, per cui siamo passati da una grande gioia a un dolore immenso. Quella notte, dunque, io non c'ero, ero a Verona per lavoro. La mia moglie abitava lì, era lì a casa, se non che verso le 3:30 la notte, quasi le 4, vennero su i vigili urbani di Firenze e andarono lì, c'erano tutte le macerie, tutte le distruzioni. E lei chiese subito di suo fratello e della sua cognata, e nessuno gli diceva nulla. Poi un ragazzo, forse un infermiere, gli disse: ma chi cerca? Dice: così e così. Dice: sono tutti all'obitorio. Perché di brutto sì, gli disse che erano morti tutti e quattro i familiari, la moglie, lui, la moglie e le bambine. Poi davanti era morto anche un ragazzo, Dario Apolicchio, era morto bruciato davanti alla casa loro. Quella notte io venni chiamata dai custodi notturni della galleria che appunto mi dicevano di aver avuto un episodio del quale non riuscivano a capire l'origine, ma che era stata una cosa devastante. C'erano queste 3 opere, i 2 di Bartolomeo Manfredi e una del Garabato della Notti. Erano così fortemente distrutti che inizialmente si pensavano proprio perduti, completamente distrutti. Il processo della ricostruzione è anche un forte segno contro la distruzione e contro la criminalità organizzata, e questo è quindi un lavoro non solo di natura storica, non è solo di natura estetica, ma proprio di natura morale anche. Arrivati nella sala dove era esposto il Tondo Doni di Michelangelo,
Mi resi conto che per fortuna quel dipinto non aveva subito alcun danno. Era stato protetto, forse settimane direi, più che mesi prima, era stato protetto da un vetro di sicurezza antisfondamento e antiriflesso, che lo ha salvato. Tutto intorno però la devastazione era in mano, e man mano che si andava avanti purtroppo il conto aumentava sempre di più, finché arrivammo all'imbocco della scala che portava al corridoio vasariano, e lì non potemmo procedere oltre perché le macerie ostruivano proprio il percorso. E l'idea è questa di esporli adesso che sono ricomposti insieme, non solo per celebrare questi quadri bellissimi di Bartolomeo Manfredi, che era il principale seguace di Caravaggio, e poi però stanno in fortissimo contrasto con una storia molto triste e tragica della distruzione, di 5 vite umane più i beni culturali, artistici che purtroppo questo atto criminale ha provocato. La data del 27 maggio 1993 segna un discrimine tra un prima e un dopo. Prima lavorare in un museo significava pensare che ci eravamo scelti un mestiere bellissimo, che in fondo stavamo in una situazione dove niente di male poteva accaderci. Dopo quella data invece ci siamo resi conto che la malvagità umana può arrivare anche a offendere questi oggetti che hanno una sacralità che dovrebbe essere rispettata da chiunque vi si accosti. Ma vestire a denaro a me ho provato in tanta indifferenza, non ho voluto dedicargli nemmeno l'odio, perché penso è già un sentimento l'odio, io non me la sento nemmeno niente. L'unica cosa, e non l'ho ritenuto nemmeno una vittoria come l'hanno sbandierato in televisione, la vittoria sarebbe stata se lui parlava. Questo poteva essere una consolazione no, perché morti nessuno ci restituisce. Questa poesia, perché lei vivendo in via dei Giorgofili, lì tramonti e non si vedono. Qui si vedono qua perché tramonta là il sole. Ecco, e noi si sta lì di casa. Quindi lei veniva su, quando veniva su, molto probabilmente era rimasta affascinata dal tramonto che non vedeva a Giorgofili, e ci fece vedere, aveva scritto su un fogliolino così di carta, una pagina, un quaderno, questa poesia, e ce lo dice, guarda alla sua zia, alla mia moglie, dice, guarda che ho scritto, e dice, l'ha scritta te, dammi, che l'aveva scritto, ecco, per dire, era entusiasta di questa cosa.